Bentornati a Sonic Frontiers. Siamo sempre qui dove ci siamo lasciati l'ultima volta, ovvero vicino all'area di pesca, e oggi torneremo indietro per poter completare finalmente tutta l'isola. Quindi andiamo da Coco Eremita, almeno così ci potenziamo subito e non ci pensiamo più. Abbiamo un buon livello, ancora non abbiamo raggiunto neanche la metà, però va bene lo stesso. E ora ci dirigiamo verso Knuckles in modo da parlare con lui. Uno degli ultimi dialoghi. Ere fa, il mio popolo è stato spazzato via da un cataclisma. So che i Koko hanno affrontato un destino simile. Mi ricorda che sono l'ultimo Echidna e che sono solo. Sarai anche l'ultimo, ma non sei solo. Ci siamo noi, testone. Devo ammettere che invidio il tuo stile di vita. Sei libero di andare dove vuoi e quando vuoi. Allora fallo anche tu. Va laggiù e goditela un po'. Forse potrei, ma prima devo tornare alla normalità. Sbrigati a riportarmi alla normalità. Come vuoi, basta che poi mi lasci in pace. Aiuta anche coloro che lo contrastano. Ed è sempre pronto a fare pace. Forse. No. Ho eseguito le simulazioni. Non hanno scampo. C'è più interazione tra i personaggi oggi in Frontiers che in tutti i 14 anni precedenti. Bisogna dire questa cosa qua, è che da Sonic 2006 che non c'è un'interazione del genere tra i personaggi. Quindi è un'ottima cosa. Tra l'altro stanno anche praticamente dandoci qualche indizio su quello che vogliono fare in futuro, cioè ritornare ad includere i personaggi secondari come personaggi giocabili. Togliamoci dalle scatole subito questo nemico. E dicevo, magari un adventure? Chissà. Ora, prima di andare, di proseguire, perché abbiamo là un portale, voglio collezionare i piccoli Koko che ci sono qua intorno al lago. Chiamiamolo lago. Comunque, l'oasi. Prendiamo anche il tesoro nascosto. E proseguiamo. E prima anche di entrare al portale vorrei parlare finalmente con... No! Stai calmo tu. Dicevo, vorrei parlare finalmente con Coco Venerabile. Almeno così per le prossime volte possiamo potenziarci senza problemi, perché non intendo potenziarmi ancora questa volta. Però siamo quasi arrivati al momento di potenziarsi anche con i Koko. Ma per il momento voglio giocarmela così. Ecco Koko Venerabile. Ehi là, sei un tipetto veloce, eh? Il mio nome è Sonic, e questo dice tutto. Non sembra uguale a tutti questi altri tipi con la maschera. Ci chiamiamo Coco, e siamo qui fin dall'antichità. Il mio nome è andato perduto nel tempo, ma puoi chiamarmi Coco Venerabile. Sono io a occuparmi di tutti i piccoletti.
ma nel tempo ne ho persi di vista davvero molti. Sonic, potresti riportarmi i coco smarriti che trovi? Ma certo, se ne incontrerò qualcuno mentre aiuto i miei amici, lo riporterò da te. Ah, un vero eroe. Sarò felice di ricompensare i tuoi sforzi. Vediamo. Posso fare due cose per te. Aumentare la tua velocità o aumentare la capacità massima dei tuoi ring. Forte. Parliamone. Giusto. Ne hai già portati in salvo parecchi. Allora, cominciamo? Dunque, con cosa dovremmo cominciare? Io direi no grazie perché appunto, come vi ho già spiegato, ci potenzieremo dalle prossime volte, però volevo introdurre Coco Venerabile. Addio Sonic, prenditi cura di te e dei miei cari Coco. Perfetto. Ora possiamo andare ad attivare il portale. Anzi, mi stavo quasi per dimenticare che ci sono dei Coco qui. Monete viola. Bene, possiamo attivare il nostro portale. L'ultimo portale è il 2-6. Questo è un altro degli stage basati su Sonic Adventure 2 e quindi sarà una bella bomba. È in 3D. Si parte subito col turbo. E come avrete probabilmente notato, questo livello è tratto da Skyrail di Sonic Adventure 2, come vi ho detto, ed è veramente fighissimo. Già la versione originale era molto molto bella. L'unico problema di questo livello cyberspazio è che bisogna raccogliere, se quel problema si può chiamare ovviamente, è che bisogna raccogliere 100 ring, quindi la sfida principalmente sta in quello. Stare attenti a non saltare troppi ring. Hop! Scorciatoia! La musica però è incredibile, secondo me, in questo stage. Mi piace da matti. E tagliamo. Che bellezza. Questo è uno di quei livelli quasi puramente di rail che sono proprio fatti bene nella storia di Sonic, ecco. Attenzione qui al ring rosso. Tra l'altro questo stage in Adventure 2 era di Shadow, ma in realtà inizialmente doveva essere di Sonic, se non erro. Ultimo ring rosso e andiamo verso la fine. Ed eccoci all'arrivo. Abbiamo preso la nostra S e devo dire che questo stage è proprio bello, ma tutti gli stage basati su Adventure sono veramente veramente funzionali, ecco, perché funzionano molto bene con questo tipo di boost e con questo tipo di impostazione del cyberspazio. E con questo abbiamo finito tutti gli stage cyberspazio della zona, cioè dell'intera isola. E questo vuol dire che siamo liberi di poter concludere la storia principale. In realtà non ancora, perché abbiamo lasciato dei token indietro, però sono tipo 3, quindi faremo molto in fretta. Bene, diamo un ultimo sguardo all'oasi e poi ci dirigiamo verso questo Coco Venerabile, perché
è più vicino alla zona dove dobbiamo andare e poi più veloce che vedere l'animazione del portale. Qua abbiamo uno degli ultimi token che mi sono dimenticato completamente di prendere nelle scorse parti. Cioè, nelle ultime sapevo di doverlo lasciare indietro per il finale, però quando stavamo facendo questa zona l'ho proprio bypassato. E ora dirigiamoci di nuovo di qua, verso l'enigma che era bloccato, perché è qua che abbiamo lasciato gli ultimi token, che sono tra l'altro collegati, quindi ce li abbiamo tutti qua. Se mi fai attaccare, grazie. Liberiamo i Coco. E ora torniamo indietro. E voilà, dovremmo aver finito tutta l'isola. Ci manca solamente da finire questo enigma. Perfetto. Oh no. È un po' un problema finire questo enigma con questa slot machine in mezzo. Quindi... vabbè. Nel frattempo parlo con Knuckles, credo. Sì, dai. Facciamolo. Almeno così si toglie un po' per il filmato. Sonic, da un'occhiata qui. Credo che prima questi antichi congegni non fossero attivi. Che cosa sarà cambiato? Anche sull'ultima isola è successa una cosa simile. Chiamiamolo intervento divino. Se risolvo il codice del sigillo, dovrei liberare l'accesso al titano volante. Aspetta, Sonic. Ti manca ancora un Chaos Emerald, giusto? Ah, quell'affare ti ridurrà in poltiglia. L'ultimo titano aveva l'Emerald finale. Scommetto che sarà la stessa cosa anche qui. Prima però dovrò affrontare questo enigma. Vediamo. Pare che le pietre e le basi abbiano colori corrispondenti. Abbini i colori. Ci sono alcune pietre sferiche sul terreno. Attorno a esse ci sono degli spazi di differenti tonalità. Sembra che la gru sia in grado di spostare queste pietre. Va bene. È un pochino troppo sotto il naso questo enigma, cioè in pratica ti hanno spiegato tutto quello che devi fare. Però vabbè. Adesso non possiamo completare l'enigma con questa slot machine, quindi aspetterò che la notte finisca. Perfetto, la notte è appena finita. Abbiamo recuperato altre 120 monete viola, se volete saperlo. Però è il momento dell'enigma. E come vedete la slot machine sarebbe stata direttamente in mezzo allo schermo, quindi sarebbe stato un po' un problema vedere come recuperare queste dannate sfere. Ed è per questo che abbiamo aspettato che fosse finita la notte delle stelle cadenti. Bella, visivamente bella, però quando bisogna fare questo tipo di cose, questo tipo di attività, è un po'... distrae un bel po'. Manca solamente l'ultima sfera e possiamo finalmente aprire il nostro passaggio verso il boss. E tra l'altro ho già visitato l'area del boss perché ci sono andato a finire dentro per caso con un rail launch e non c'era praticamente niente. Si vedeva che era un'arena.
Ce l'hai fatta. Niente male. Perché avevi qualche dubbio? Pronto per nuove sfide impossibili? Ne abbiamo viste di peggio. Andiamo, prova a stare al passo. Ehi, non rubarmi le battute. Bene, ci siamo aperti la strada appunto verso il boss. Ma prima di proseguire, direi di dare un'ultima controllatina alla mappa. Sembra sia veramente tutta completa e pulita. Guardate che bellezza, tutta senza segnalini. Vabbè, a parte quelli obbligatori ovviamente. E si parte! Comunque quando vedo queste cose mi ricordano anche un po' i livelli nella base segreta di Eggman in Sonic Adventure 2. Un pochino mi dà quella sensazione. Che erano dentro le piramidi, non so se vi ricordate. Cattura Wyvern. Sonic non è ancora in grado di sconfiggere Wyvern. Per trasformarlo in Super Sonic e attaccare Wyvern, individua un luogo elevato da cui potrai raggiungere Wyvern con un attacco a ricerca. Ah, ho capito cosa devo fare. So per certo che questi luoghi con rail intorno alla torre hanno solamente ring in cima, perché come vi ho detto ho già visitato questo luogo per sbaglio. Però non c'era il nemico, non c'era niente. Quindi deduco che si debba andare in cima alla torre. Forse no. Non lo so perché. Forse lo devo attaccare da tutte e tre le parti? E mi sono sbagliato? Avrebbe anche un po' senso. Eccolo qua. Che devo fare? Attacco. Ok, credo di capire che cosa vuol fare. Questo è tipo squid, giusto? Forse i colpi sono un po' più visibili rispetto a squid, però. Quindi lo rende leggermente più semplice. A parte questi momenti in cui si interrompe. Però per il momento non sembra male inseguirlo così. Voglio giusto capire se questa è una specie di scia che sta lasciando lui o cosa. Tipo una sciarpa. Comunque è abbastanza bellina l'arena del boss, eh? È un peccato che l'abbiano lasciata così solo per il boss, però lo posso anche capire. Niente più colpi? No, perché ci siamo. Ed è giunto il momento di trasformarci. Eccoci, Super Sonic!
Super Sonic non subisce danni, ma man mano che lo scontro procede perderà Ring, ovviamente. Sfrecci in aria per raggiungere rapidamente Wyvern e pari i suoi attacchi per sconfiggerlo. Lo sappiamo. No. Bella musica come sempre. Adesso vediamo di che pasta sei fatto. Devo evitarli? Non so niente, eh. Oh. Ah, questi sono proprio attacchi, ok. Cioè, mi fanno proprio rimbalzare indietro. Quindi devo proprio evitarli completamente. Ho visto l'avviso che mi stavi attaccando. Oh yeah. Non hai proprio scampo. Che succede? Oh, esagerato. Altri missili. Oh, non l'ho proprio visto quello lì spuntare alla fine. Adesso devo provare però a fare il parry su di loro. Non so se può funzionare. Ha funzionato. Ha velocizzato tantissimo la sezione. Beccati questo. E siamo abbastanza forti adesso, Forse grazie al potenziamento di Coco e Reminta, non lo so. Non so cosa sto facendo, ragazzi. Io sto andando a braccio proprio completamente. Credo che dovremmo evitare un po' più di cose adesso, È arrabbiato, arrabbiatino. Però se continui a buttarmi i missili, io mi paro, Niente. Come non detto. Ho sbagliato completamente il parry. Bella anche questa canzone però, Ma sbaglio o sembra... Oh, mi ha fregato. Sì, somiglia tantissimo a Fist Bump. O forse è una mia impressione, non lo so. Stavolta l'ho aspettato. So che attacchi due volte, non mi freghi più. Una volta, bravo tu. Due volte, scemo io. Quindi non credo di essere un idiota. Non così tanto almeno. Nuova scena. Pensavo fosse il turbo doppio per un momento. Va bene, lo accetto. Lo stiamo un po' massacrando, il povero Wyvern. Ah, stavolta non mi ha attaccato due volte. Però io ti prendo lo stesso. Anche questo è molto molto Goku. Bisogna dirlo. Se non lo diciamo almeno una volta ogni boss battle, non siamo felici. Lo scontro in aria. Ah, non me l'aspettavo. Vai. Che bellezza però. Questi sono veramente momenti epici. Stavolta ero preparato. È la fine.
Non male. Se fossi stato Super Knuckles ci avremmo messo meno. Ma te la sei cavata. Sì, continua a raccontartela. Ho ancora un titano da affrontare. Spero di trovare Tails. Sono preoccupato per lui. Se la caverà. Adesso sbrigati e va a salvare la baracca. Non so se avete sentito il jingle di Sega nel filmato quando siamo atterrati, però che dire, è stata una bellissima battaglia boss. Come battaglia boss, devo essere sincero, forse è meglio di Giganto, anche se Giganto secondo me trasmette di più l'epicità della situazione, nonostante tutto. Non so, sono un po' confuso su quale delle due battaglie mi sia piaciuta di più. Dal punto di vista dei filmati probabilmente Wyvern è meglio, dal punto di vista di impatto forse Giganto, non lo so, sono molto confuso. Tra l'altro il filmato che abbiamo visto mi fa pensare che gli antichi siano in contatto attraverso Sonic, attraverso gli Smeraldi del Caos, quindi nella modalità Super. Forse perché gli smeraldi sono stati attivati in qualche modo strano attraverso i moduli che ci sono intorno alle isole. Non lo so, però sicuramente gli antichi e i titani sono collegati, questo è poco ma sicuro. Magari i titani sono quelli che hanno attaccato gli antichi, veramente è una teoria campata un po' così per quello che ho assimilato. Lo scopriremo forse in questa nuova isola, che è l'isola di Chaos, che però vedremo nella prossima parte. Io interrompo qui l'episodio, mettete un like se vi è piaciuto, commentate e condividete per far crescere il canale, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e premete la campanellina per rimanere aggiornati con tutti i miei video. Io vi ringrazio veramente di cuore di essere stati con me nuovamente per questa parte, soprattutto per questa parte importante. Vi mando un caloroso abbraccio e un grande saluto. Al prossimo video, ragazzi. Ciao ciao!